Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degustabox mi è appena arrivata, eccola qua, ve la faccio vedere velocemente perché come al solito è pesantissima, quindi sicuramente ci saranno un sacco di prodotti interessanti all'interno. Prima di scoprire però cosa mi è arrivato, vi ricordo che la degustabox è una scatola che vi arriva a casa ogni mese, contiene prodotti alimentari a sorpresa, quindi voi non sapete mai quello che troverete all'interno. Costa 15 euro al mese con le spese di spedizione gratuite, ma se volete provarla per il primo mese potete avere uno sconto che vi lascio giù in info box. E potete pagarla semplicemente 9 euro, quindi riuscite comunque a assaggiare, diciamo, questa cosa, questa ventata di novità alimentare, perché poi all'interno ci sono anche sempre prodotti un po' nuovi, un po' particolari. E spendere un po' meno e poi decidere con calma se aderire o meno. Naturalmente io questo non l'ho mai detto, ma l'abbonamento al Degustabox si può disdire in qualsiasi momento senza dare spiegazioni, basta dire che non vi interessa più e ve lo disdicono. Comunque, fatte tutte queste doverose premesse, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. La prima cosa che mi salta all'occhio è una scatola di pasta, vediamo che cos'è. Pasta al pistacchio integrale, Gusto Etna è la marca e la tipologia di pasta è Busiata. Sembrano dei fusilli un po' più arrotolati, un po' più compatti rispetto a quelli classici, comunque è una pasta arrotolata e devo dire che mi incuriosisce, a me piace molto il pistacchio, non saprei associarlo molto alla pasta, però è interessante. All'interno c'è semola di grano duro siciliano e pistacchio al 10%, quindi insomma è una pasta un po' particolare che sicuramente proveremo. Poi ci sono due bottigliette che sembrano acqua, ma in realtà sono delle bevande senza zuccheri e senza calorie. Sono due. La linea è Le Linfe Vita Snella. Questa contiene acqua di cocco e ha un effetto reidratante e contiene sali minerali come magnesio e potassio e vitamina B3, B6 e B12. Quindi questa sicuramente, avendo un effetto reidratante, va bene per l'estate. Invece questa ha un effetto drenante e contiene linfa di betulla. È fonte di magnesio, ricca di vitamina B3, B6 e B12, sempre della linea Le Linfe Vita Snella. Questa ha un effetto drenante, quindi personalmente io non la posso bere, perché a me le bevande drenanti mi danno un po' fastidio. Invece questa che è reidratante sicuramente posso provarla, poi c'è l'acqua di cocco, comunque a me il cocco piace, quindi sono curiosa di sentire il sapore. Poi una confezione di limone, Limmi. E questo contiene fruttosio, quindi è un limone un po' più dolce rispetto al limone tradizionale. Io di solito questa tipologia di limone la utilizzo in cucina, la metto sul pesce, condisco comunque le cose, anche magari la metto un po' nell'insalata, insomma utilizzo molto il limone. Però questo con il fruttosio credo che sia da utilizzare per fare dei dolci. Vediamo un attimo, qua c'è scritto limonata, granita, cocktail, macedonie, smoothies e tè, quindi sì, è una cosa da aggiungere per queste cose un pochino più sfiziose. Qui c'è anche l'etichetta che vi spiega come fare la granita in tre mosse. Quindi dice versa direttamente in coppette da freezer, lascia congelare per circa 3-4 ore, tira fuori dal freezer e gusta la tua golosa granita. Quindi se vi piace la granita potete provare a farla direttamente così. Io sinceramente non credo che proverò la granita perché è una cosa che non mi piace, la sento veramente troppo fastidiosa perché essendo ghiaccio tritato a me proprio dà fastidio. Io non bevo neanche l'acqua nel frigo, la bevo a temperatura ambiente, quindi una granita assolutamente non è una cosa che fa per me. Però se vi piace, magari con quella tipologia di limone viene buona. Andiamo avanti, vedo che c'è una scatoletta di tonno Alto Mar in olio extravergine di oliva biologico. Eccolo qua, il tonno mi piace, quindi sicuramente questo lo mangerò. Poi ci sono due sacchettini di frutta secca, cocco essiccato, questo qua, e poi c'è un misto aperitivo con arachidi, mandorle, anacardi e noci di macadamia. Questo non è eccessivamente salato perché come sale, come quantità ne ha solo lo 0,25.
Io tuttavia preferisco la frutta secca non salata, quindi non quella da aperitivo, ma proprio quella che viene lasciata così al naturale senza sale. Però comunque, insomma, ce l'ho in casa, quindi so già che alla fine lo assaggerò. Il cocco invece mi piace tantissimo sotto tutte le forme e quindi quello sicuramente andrà via velocemente. Poi ci sono due confezioni di caramelle Golia, una gusto lime e zenzero e l'altra limone e arancio. Queste sono caramelle che ho già assaggiato, mi è già capitato di comprarle e devo dire che sono abbastanza buone, quindi sicuramente da tenere nella borsa, così anche per ammorbidirsi un po' la gola o comunque semplicemente per la voglia di una cosa piccola, dolce ma non troppo impegnativa, una caramella ci può stare, quindi è una cosa che mi porto volentieri nella borsa. Poi c'è una cosa tutta fasciata, vediamo cosa c'è qua dentro. È un barattolo, le conserve della nonna, pesto, peperoni e anacardi. Le conserve della nonna è una marca che conosco, ho già provato diversi sughi e devo dire che mi sono piaciuti. Il pesto ai peperoni e anacardi personalmente non lo posso assaggiare perché i peperoni mi restano parecchio indigesti e quindi io non li mangio, però magari lo regalo a mia madre, insomma lo regalo a qualcuno, sicuramente lo trovo un volontario che vuole assaggiarlo e poi mi farò dire se era buono o meno. Comunque questo personalmente non lo potrò assaggiare. Poi vedo due cose delle quali non mi intendo affatto. Una è una lattina di birra Ceres, eccola qua. Non so se abbia qualcosa di particolare o meno, perché io non me ne intendo, sono astemia totalmente, non bevo neanche lo spumante a Capodanno, non bevo niente, io bevo solo acqua praticamente. Quindi non ne so niente io della birra. Questa è una lattina azzurra, devo dire che il packaging è molto carino, mi piace molto, ma per me può essere semplicemente un soprammobile perché io non la utilizzo. Magari la regalo a qualcuno che apprezza la birra, sicuramente un volontario lo trovo. Poi c'è una cosa della quale mi intendo ancora meno che è il liquore. Questo è il liquore di limone di Sorrento, quindi il limoncello. Vedo che c'è scritto ricetta tradizionale per infusione, quindi questa credo sia una bottiglietta piccola di limoncello. Io anche questo ovviamente non lo bevo essendo astemia, figuriamoci se bevo il liquore, assolutamente. Però comunque molto carina la bottiglietta, è una bottiglietta carina, quindi la voglio regalare a mio papà questa gliela regalo a lui. Poi c'è una scatola di una cosa che non sto capendo cosa sia, questa è la scatola. Vediamo, dunque è un tonico a base di aceto di mele con madre naturale al gusto miele e zenzero. Quindi è un tonico, cerchiamo di capire un po' di più. Aiuta a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Quindi grazie al concentrato di vitamina C e potassio contribuisce a ridurre la stanchezza e l'affaticamento, contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione muscolare. Bevilo almeno una volta al giorno, provalo diluito in acqua, gustoso. Ok, contiene 7 monodosi. Adesso lo apriamo perché voglio vedere com'è fatto. Allora, qui ci sono le monodosi all'interno e sono dei sacchettini così, con questo liquido al gusto miele e zenzero nel mio caso, poi vediamo gli altri gusti quali sono. Si può bere così o diluito in acqua. Io sono un po' indecisa perché l'aceto di mele non so come sia da bere, nel senso che io sono abituata all'aceto, quello classico che si mette nell'insalata. Non so come potrebbe essere bere una cosa di questo genere a base di aceto, quindi sono un po' scettica. Fatemi sapere nei commenti se avete mai provato questo prodotto, se lo conoscete. Comunque, è una cosa che sicuramente mi potrebbe essere utile, soprattutto in questo periodo perché sono abbastanza stanca, devo dire, e affaticata. Quindi un tonico comunque, insomma, non mi farebbe male, mettiamola così. I gusti disponibili sono miele, miele e curcuma, miele e zenzero, miele e mirtilli rossi. Eccoli qua, questi sono i gusti disponibili. Comunque, insomma, è una cosa da provare. Non la conoscevo, quindi sono rimasta un po' così perplessa perché non ne ho mai sentito parlare. E poi, come ultima cosa all'interno della degustabox, abbiamo due confezioni di Tuk.
Sfoglie con olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, 100% ingredienti naturali. Questi sono i classici tuk, probabilmente un po' più croccanti perché sono sfoglie, quindi sono da provare. Sicuramente vanno bene come antipasto, come aperitivo, come snack, insomma, hanno diverse funzioni. Sono due confezioni, una la tengo io perché li voglio assaggiare, l'altra la porterò magari ai miei suoceri quando faremo tutte quelle quei pranzi, quelle cose bellissime nella casa di campagna. Queste cose sono sempre utili. Quindi ragazzi, questo era tutto il contenuto della Degustabox. Fatemi sapere nei commenti se ne sapete qualcosa di quel tonico a base di aceto di mele, che sono curiosa. Comunque io vi ricordo come al solito che se volete provare la Degustabox in info box trovate tutte le informazioni. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.